Con la cerimonia solenne nella collina della Valle dei Templi per la dedicazione di sei stele nel Giardino dei Giusti dell'Umanità, dedicati al maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, al vescovo Giovanni Battista Scalabrini, ad Al Ganesh Fessà, a Sophie Hans School, ai giovani della Rosa Bianca, a Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, agli eroici militari della Guardia di Finanza trucidati nelle foibe, si è concluso il quinto forum internazionale dal titolo La terra di tutti, migrazione globale, dramma epocale, organizzata dall'Accademia Studi Mediterranei di Agrigento, presieduta dalla professoressa Assunta Gallo Afflitto. Nella prima parte della giornata, a Casa San Filippo, gli interventi e le testimonianze delle autorità e delle persone che hanno voluto ricordare le gesta dei giusti dell'umanità. In questa sessione del Forum internazionale, il Giardino dei Giusti, ci sarà dedicato un albero, una stele al Beato Scalabrini, padre dei migranti, un vescovo che ha vissuto nella seconda metà dell'Ottocento e che ha avuto un cuore di padre, di pastore per i milioni di italiani che dall'Italia si riversavano nelle Americhe. Sono qui per parlare di mio padre, la medaglia d'oro colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, fucilato alle Fosse Ardeatine perché aveva organizzato il fronte militare clandestino a Roma nel periodo dell'occupazione tedesca del 1944. Perché si è parlato di tante persone, tutte come mio padre, diciamo eroiche, e che hanno offerto la loro vita per i loro ideali. Io trovo che sia veramente un'iniziativa ottima, se possiamo dire così. Questi ragazzi che ascoltano queste storie, i giusti, e scoprono che anche loro possono essere giusti. Io per esempio ho portato l'esempio di un gruppo di studenti che si sono opposti al nazismo, 22-23 anni, eppure anche loro hanno mandato. Quindi il bene è possibile, quelli sono eroici, ma c'è il bene di tutti i giorni, ma tutti gli esempi che abbiamo ascoltato veramente accendono una luce, perché oggi in quest'epoca così piatta di eroi che sono, con tutto il rispetto, perché i giovani hanno diritto, non so, il cantante, il campione, le cose, però scoprire invece che ci sono eroi, ma eroi, persone che sono andate oltre. E quindi ai ragazzi gli può venire in mente, ma anch'io posso farlo, nel mio piccolo anch'io posso dire no al male, bene, sì al bene, a tante piccole cose. E secondo me questo è un effetto, perché i giovani bisogna farli sognare, bisogna dirgli potete, siete bravi, avete coraggio, avete la forza, siete giovani, andate avanti, cercate di dire sì al bene, sì, di essere giusti, insomma, e non è tanto difficile, guardi. Diceva Dante Alighieri, parva favilla, gran fiamma seconda, è stato acceso il cuore dei giovani. Se si apriranno all'azione dello spirito, saranno portatori di bontà, di amicizia, di cordialità ed è il mondo nuovo che ci attendiamo dalle nuove generazioni. La testimonianza su una figura che onoriamo al giardino della Valle dei Templi, al Ganesh Fessà, che si occupa di salvare i disperati che camminano nel deserto, di ricordare i morti in mare, di combattere le perversioni che ci sono. In Sinai ha salvato delle persone destinate al commercio degli organi. Ecco, una figura straordinaria che è esemplare per gli studenti e manda un messaggio: essere giusti significa avere coraggio, ma questo coraggio viene quando tu guardi negli occhi la sofferenza e non giri lo sguardo dall'altra parte e non sei indifferente. Bene, oggi è l'ultimo giorno di un periodo per il quale il parco si è adoperato, ovviamente dando il sostegno all'Accademia di Studi su temi che sono di carattere importante e che attengono al mondo in generale. Oggi siamo qui nella cornice all'interno della Valle dei Templi, all'interno del Giardino dei Giusti, di quegli uomini ai quali siamo sempre legati e che ci regalano e che ci hanno regalato con la loro vita e le loro azioni un mondo migliore.
E da oggi una stele commemorativa collocherà il maresciallo Guazzelli nel Giardino dei Giusti qui alla Valle dei Templi, ed è un tributo importante perché il ricordo di questa figura così importante per l'Arma dei Carabinieri alleggerà vicino a quelli di altre importanti persone che hanno dedicato la loro vita ed hanno sacrificato la loro vita per un mondo migliore. È stata una giornata molto emozionante in cui abbiamo ricordato queste figure di giusti che hanno dato tanto, che hanno dedicato ciò che avevano di più caro, perché questa terra e non solo potesse aspirare a qualcosa di più. Sì, 97 sono stati i nostri finanzieri che dopo aver combattuto per la liberazione di quel territorio, prima contro la Gestapo, sono stati poi vittime dell'OZNA, il Dipartimento dei Servizi Segreti Militari Jugoslavi.